Ciao, sono Alessandro Negrini, chef del ristorante Il Luogo a Imonadia ed oggi sono qui nella cucina di Giallo Zafferano e farò il risotto alla milanese. Iniziamo dal brodo. Cominciamo ad immergere gli ossi in acqua bollente per togliere tutte le impurità esterne. Abbiamo scelto ossi di ginocchio con le sue cartilagini e i nervi. Abbiamo la pancia, quindi il biancostato, e abbiamo anche le ossa di carré. E li lasciamo cuocere per circa un minuto. Perfetto, andiamo a scolare e a sciacquare sotto acqua corrente. Sempre qui al lavandino abbiamo bisogno di purificare dal sangue il grasso. In questa fase aggiungiamo anche i nostri ossi buchi con all'interno il midollo. Anch'essi hanno bisogno di una pulitura che avviene così, lasciandoli in acqua corrente per circa 20 minuti. Storicamente il brodo veniva fatto così, con gli ossi e le verdure. E ora andiamo a pulire le verdure. Sciacquo le patate, le carote e il sedano. Taglio la cipolla e tutte le altre verdure in maniera grossolana. E ora ci spostiamo ai fornelli. Cominciamo prendendo il nostro grasso e andiamo ad asciugarlo leggermente su un canovaccio e andiamo a tagliarlo anche qui in maniera irregolare. Andiamo a mettere il nostro grasso all'interno della nostra casseruola e procediamo con il soffritto. Ora aggiungiamo le verdure. Facciamo rosolare il nostro grasso con le verdure per circa 5 minuti. Che profumo! Avete già capito che non è il classico brodo. Questa rosolatura con l'utilizzo del grasso è molto più simile ad un arrosto ed è proprio per questo che il brodo avrà questi sapori intensi, necessari per un grande risotto alla milanese. La rosolatura delle verdure è avvenuta, possiamo inserire i nostri ossi. Continuiamo la rosolatura degli ossi per circa 5 minuti. Ecco qua, la rosolatura è ultimata, possiamo sfumare con del vino bianco. L'ideale è avere un vino bianco ossidato. È il momento delle spezie. Storicamente si è sempre trovato nei ricettari il termine generico aromi. Io ho voluto interpretarlo così, aggiungendo cannella, pepe, noce moscata e alloro, proprio per corroborare il sapore del brodo. Unisco anche la salvia e il sale. Versiamo l'acqua e procediamo con la cottura. Le cotture dei brodi con ossi sono molto lunghe. In questo caso facciamo sobbollire per 4 ore. Ed è importante non togliere il grasso che affiora perché ci servirà dopo. Abbiamo il nostro brodo filtrato. E come vedete qui abbiamo il grasso bovino. Questo lo abbiamo ottenuto con un cucchiaio, aspettando qualche minuto, il grasso affiora perché è più leggero e quindi lo abbiamo recuperato. Questo grasso bovino sarà la base della nostra rosolatura del riso con la cipolla. Ora reidratiamo il nostro zafferano. È importante che lo zafferano rimanga a mollo nel brodo tiepido per circa 20 minuti. Per fare questo è necessario, come sto facendo, spezzettare lo zafferano per sprigionare ancora di più i suoi aromi. E ora andremo a cuocere i nostri ossi buchi con il midollo e lo andremo a fare all'interno del nostro brodo filtrato. Procediamo. Ora versiamo il nostro grasso bovino all'interno della casseruola che servirà per la rosolatura del riso. Tritiamo la nostra cipolla molto finemente. Deve essere grande come un chicco di riso. Inseriamo la nostra cipolla all'interno della casseruola con il grasso bovino e lasciamo appassire per circa 5 minuti. È molto importante che la cipolla sia ben cotta. Aggiungo il sale alla nostra cipolla. Ed ora rosoliamo il nostro riso. Per questo risotto alla milanese abbiamo scelto una varietà rustica che si chiama Sant'Andrea. Ha un chicco piccolo e affusolato, ha un ottimo rilascio di amido e ha una grande capacità di assorbire i condimenti. Inoltre lo abbiamo scelto perché questo riso ha un legame storico con le caratteristiche dei risi coltivati nell'Ottocento. In questa fase di rosolatura potete ben vedere che il taglio della cipolla è stato fondamentale perché sembra scomparire tra i chicchi di riso. Sfumiamo con il vino bianco. Il vino bianco è abbondante perché questo servirà a dare una nota acida al nostro risotto alla milanese. Andiamo a mettere un terzo del nostro brodo. Procediamo in maniera classica per la cottura, rabboccando di volta in volta con un po' di brodo. Il risotto è cotto e ora mettiamo lo zafferano.
Ora andiamo ad estrarre il midollo dall'osso e lo aggiungiamo al nostro risotto. Aggiungiamo il grana ed il burro a pezzetti ben freddo e procediamo con la mantecatura classica. Il risotto alla milanese è pronto e come tutti i grandi primi italiani vivono dell'attesa della tavola e quindi anche della calma. Il risotto deve essere morbido ed esplodere di sapore. Viva i primi piatti italiani, viva il risotto alla milanese! Che bontà!